ci non arrabbiare. Attilio, chi? Attilio è il marito di zia Delinda, la costumista. Ma con chi va a parlare lei? Voglio parlare con te, per uno show insieme a te. Con chi vuole parlare lei? Aspetta, passa Luca Sepia, chi si capisce? Carlo. Zia Maria. No, no, zia, sono Luca Sepia, no, zia Maria. Zia Maria è morta. Zia Maria, rispetto, è morta zia Maria. È morta zia Maria. Condoglianze. Sono 5 anni che è morta. Sono 5 anni, condoglianze. Carlo, scusami, no, condoglianze. Ma tu ce ne allora, non lo so, no, che la mattina si è alzata, andata al bagno e poi è morta. Ma mi dispiace, ma dobbiamo sapere su fatte zia Maria. Ma lo so. Non ce ne chiama posciù, non ce ne fa zia Maria. No, a lei niente, dobbiamo parlare con te di uno show. Che gli doveva dire? Non voglio parlare con zia Maria che è morta. Ma lo dica a me, io sono nipote. E lo so che sei nipote zia Maria che è morta. Sono nipote, lo dica a me. Oi, la faccia appuntamento che è cervelli. Ma non glielo so di a lei. Non lo voglio dire a lei, lo voglio dire a te. Io che dobbiamo fare zia Maria, ma se dobbiamo fare uno show all'interno di canale dopo tutto. Ma lo dica a me. E a te lo sto dicendo, ma c'è che dobbiamo fare cervelli. Devo mettere in campo le mie amicizie. Mi chiamo Maurizio Mattioli, oi. Ma perché lo conosci? Lo conosco. L'estate scorsa su una festa di piazza gli ho prestato 100 euro. Addirittura? O forse me l'ha prestata io. No, 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 gliel'ho prestata io. Una cosa così. Ma allora stato mettere proprio a squadra. Una certa confidenza. Una certa confidenza. Scendere, non è chissà. Ma lo chiamiamo, aspetta un attimo, subito faccio. Squilla. Sì. Pronto, caro Maurizio, ciao, sono Luca Sepe, ti disturbo? No, mica mi disturbi. Mi rompi proprio i coglioni! Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare no, più, ne! Quel fatto del... Cai tren! Agendo per 100 euro oggi si perdo, io. Ha fatto finta che non mi sapevi. Ma noi non ci arrendiamo. E come si dice, se gli artisti non vanno da Maometto, Maometto va dagli artisti. Ma tu sei sicuro che dice così? Mi pare. Comunque, per formare il cast artistico, alla fine siamo andati porta a porta. Fine a Bruno Vespa. No, siamo andati a cercarla uno a uno, ma con grande dignità. Ma non potremmo parlare a casa, perché... Perché dico parlare a casa, noi abbiamo fatto lì le cose, bisogna vederle, guarda sì, che studio. Vabbè, che studio me lo ricordo, studio guarda di che canale 9. Vabbè, ma è diverso. Diverso, adesso un'altra sì, cosa, un'altra cioè, cosa. Le luci, hai visto le luci? Beh, certo, c'è una bella luce, no? Il palco, guarda il palco, no? Bello, pure palco. Adesso, vieni a fare una carezza, guarda quanto è bello. Top, top, è bene. Ho capito che è vero, ma se non ci fosse la telecamera, come faccio? La televisione, giustamente. Senti, però è inutile che, voglio dire, giriamo intorno al problema. A quanti anni ci conosciamo ormai? Quanti fuori corsa hanno fatti te? Tantissimi. No, no, fa caldo, fa caldo. Luci importanti, luci potenti. Sono belli, Luci. Tanti fuori corsa, c'è pure spettacolo insieme, ti ricordo? Sì, come no. Quanti spettacoli abbiamo fatti insieme? Quanti ne abbiamo pensati? Finalmente ne è nata l'opportunità. Ma torniamo a fuori corsa perché sei in malamente. Quanti fuori corsa abbiamo fatto? Che bello, quante sere. Ore e ore di lavoro, ti ricordi? No, più che altro, scusami Eva. Tu mo non è che chissà poi che stai facendo, che hai fatto, giuro che sai che fai? Che stai facendo? Sei che fa? Cioè, la cosa si mette malamente. Fuori corso, corso. Ma torniamo fuori a fuori corso, corso. È la cosa importante, hai fatto fuori corso. Sì, mo è una piccola parentesi su Salema, soltanto c'è tutta andata da tenere. Però la cosa importante è questa, abbiamo fatto un sacco di fuori corso. Ecco, ci conosciamo da tanti anni. Mi ricordo, troppo cavolo, fuori corso, mi ricordo pure quando ci siamo vestiti a fuori corso. Non c'erano i costumi. E non solo, non c'era neanche una lira, ti ricordi? Invece adesso è cambiato. È cambiato perché adesso non c'è un euro. Non c'è un euro. Floria, però c'è lei. Ci sta. Floria, ci sta. Sotto andando, che ci conosciamo, Floria. Entra Luca, il primo appiccico con Luca. Non è possibile questo show, non c'è niente. Non c'è un super luce. Che è un super? Una cosa di super, che poi dici supereroe. Vabbè, non è super la parola più sputata da casaccio. Capito, però. Magari non c'è il super ospite, non c'è il super personaggio, però ci deve essere, per forza, il supereroe! Eccomi! Sto qua! Ciao! Ciao. Scippa faccia. Già sei capito chi sono. Oh, vabbè, non c'è bisogno di presentare, è chiaro, no? Maschera nera, tuta nera, chi sei? Chi sono? Chi sei? Catwoman. La ricevo su. Il supereroe. Eccomi. Chi sono? Tuta nera, maschera nera, chi sono? O sub. Non signore, non l'hai vista a bombola. Allora, tuta nera, maschera nera, chi sono? Un gabibba pilate, che roba. Oh, signore. Facciamela prima. Su un muro di picciaio. Il supereroe! Woohoo! Ecco!
Eccomi. Ah. Eccomi. L'avete riconosciuta? Io no, sinceramente, ma la bustola non si capire. No. Signori e signori, in tutti gli show che si rispettino, perché qua, voglio dire, non ci mancano assolutamente i mezzi. Guarda chi si sta sentendo, è un genio, voglio, ecco, siamo anche spazzinati proprio. Ah, avete capito chi sono? No, effettivamente, allora io sono Floriana De Martino e praticamente sono qua per interpretare questo personaggio che è Catwoman. Come mi è nata questa cosa? Beh, dobbiamo iniziare veramente dagli antipodi, da Terrarino, come si dice a Napoli. È un supereroe che viene in questa trasmissione, viene a denunciare che la crisi purtroppo c'è anche per loro, per i supereroi. I detti supereroi ai quali non manca nulla, insomma, so fare invece l'unico vero, perché con la crisi che ci sta, pure a loro possiamo buscare tutto il pane, hanno fatto i salti mortali. E niente, sono qua perché ho direttore che hanno detto vieniamo, fai piacere. E ho detto, vabbè, detto allora vengo, poi perché Lucio Pirri è un amico mio, Luca pure e tutto il resto dell'equipe, anche dietro le quinte, tutte persone che conosco, mi sento a casa e posso sfogare. Chi c'è il profilo migliore? Se vira coscio, vabbè, ne ha. Ho capito, già mi state boicottando. Allora, questo è un altro personaggio che vorrei fare qua, a Non c'è un Euro Show. È una psicologa, diciamo, un po' particolare, nel senso che è molto, molto legata ai suoi pazienti e pur di guarirli finisce lei per diventare un po' pazza, diciamo, un po', che lo è già un po' di natura. E lo sketch fa più o meno così, ma proprio più o meno, non... Oh, caro Luca Siepe, ovviamente all'interno del nostro show non poteva mancare l'angolo dedicato alla psicologia. E certo, soprattutto in un periodo dove chiunque ne avrebbe bisogno, diciamoci la verità. Chi di noi non esce pazzo? Chi di noi non esce pazzo? Guardate, faccio i kill, insomma, che faccio i pazzi? Bravo. Allora, carissima dottoressa, si presenti. Io sono una psicologa, psicoterapeuta, psicanalista, psicondo sovradura, si può fare cape mura. E diciamo che dobbiamo ricordarci, signori cari, che soprattutto nella vita bisogna essere fieri di se stessi e soprattutto che nell'acqua del mare c'è il sale, Luca. Questo è fondamentale da ricordare, vero Luca? Perché ci dà questo preziosissimo consiglio? Perché quando va si tu fa cufagni e la dai una bocca. Se non vi piace, basta che ci ho deciso, ma non va, ma senza proprio nessuno. Ma di noi, caro Luca Siepe, come diceva il grande Pino Daniele, un po' in fondo tutto quanto sembra un po' capace, no? Chi sono pazzi? Vaga a fare psicologia, non c'è un euro a casa mia. Chi sono pazzi? Con Floriana De Martino, psicanalisi carina. Ti è piaciuto questo? Bellissimo. Ah, I provini continuano. Sì, scusatemi un attimo, vi devo richiamare che c'è una persona. Ok. Ciao. Sono Peppe Mallardo. Ah, l'amico di Franco. Sì. Dovevi portare un personaggio? Sì, tengo questo personaggio che faccio. Che fai? Il pulcino del Napoli. Il pulcino del Napoli. Che fa? Fammi sentire. Niente, allora io entro in trasmissione facendo... Ricordo quando ero fanciullo, sognavo una maglia, un pallone. Adesso che sono cresciuto, io sogno la stessa emozione. Lucio. Che è Luca? Dille poco chi sta... Salve. Lucio Pieri, molto bene. Peppe Mallardo. L'amico di Franco? Sì, l'amico di Franco. Sì, avevamo appuntamento. Sì. Allora, mi ha detto che volevi proporci un personaggio. Io l'ho detto a signor Luca. Un po' di cerurami, non va bene. Che si paga lì? Niente, no. Faccio questo personaggio. Sì. Il pulcino del Napoli. Sì, tu. Il pulcino del Napoli. Come fa? Allora, io entro e faccio... Ricordo quando ero fanciullo, sognavo una maglia, un pallone. Adesso che sono cresciuto, io provo la stessa emozione. Piace. Direttore. Ok, mi piace questo personaggio. Sono molto contento che mi avete invitato a questa trasmissione. A me gioca bene, non ci sta. Va bene, lo faccio stesso in piedi, perché già sono... Niente, mi avete riconosciuto? No, perché non mi faccio manchi, perché la prima volta che mi presento sono Peppe Mallardo e faccio questo personaggio del pulcino di 40 anni. Non è un personaggio, sono proprio io, perché nel senso che io ho 40 anni, e si vede. Ho sempre fatto le cose in ritardo. Sono laureato in ritardo, mi sono sposato in ritardo, aiuto una figlia in ritardo e allora mo, piano piano cerco di realizzare i miei sogni, cioè io come ero bambino a 8 anni così mo sono 1,65 m per 90 kg. I provini continuano.
Migliaccio e Carrino. Migliaccio, caro Migliaccio. Carrino. Migliaccio. Migliaccio e Carluccio. Vieni, ci stanno Migliaccio e Carrino. Oh, ragazzi, grazie. Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Perdonate se vi abbiamo scomodato. No. Mettiamo subito le cose in chiaro. Sì, noi potevamo chiamare i migliori, i più grandi. Anzi, l'abbiamo fatto.